Cosa vuol dire che io penso? Ma i miei pensieri non li posso controllare. Tutti noi sappiamo che ci arrivano i pensieri. E allora cosa vuol dire? Se mi arriva un pensiero del genere, una volta che mi è arrivato un pensiero del genere, che ci posso fare? No, ci posso fare. Ok. Allora, mettiamo che questo sia l'insieme della mia, del mio mondo interno. Questo è il livello dell'inconscio inferiore. Siamo stati a vuoto. Un ovoide. Questo è l'ovoide di Assagioli, potete trovarlo nella psicosintesi. Ecco. L'inconscio inferiore, l'inconscio medio, dove noi collochiamo, Assagioli colloca l'io. L'io è un po' il governo della persona, il responsabile a livello internazionale. Poi esiste il sé superiore. Okay. Questo è l'inconscio superiore o superconscio, dove risiedono le nostre potenzialità più grandi. Dal punto di vista della formazione dell'ovoide, questa è la zona riguardante il passato, questo è il presente e questo è il futuro. Allora, il passato è un carico e se io proietto il passato nel presente, cioè comincio a vivere ancorato al passato, io in realtà vivo incatenato. Okay. Più libero dal mio passato, più vivo nel presente, più vivo nella situazione adulta. Il passato è il passato soprattutto del bambino quando ha iniziato a entrare dentro un copione di vita, cioè a ridurre le sue potenzialità. A prendere decisioni del tipo, non mi fiderò mai più di nessuno, oppure controllerò tutto, oppure farò tutto da solo. Quando mi viene un pensiero di tipo distruttivo nei confronti di un'altra persona, questo pensiero io non lo posso controllare perché viene da zone che sono fuori del mio controllo, non ci posso fare niente, è un prodotto della neurologia e fin qui io non sono responsabile. Però dell'uso che faccio di quel pensiero, invece sì,